qua mi ha mandato però un testo che la tesi di Lucia intacca il paesaggio, la vitale rurale, l'architettura e l'uso delle case cantoniere. Di proprietà dell'ANAS, le case rosse, segnano, scandiscono, ritmano, caratterizzano tutto il territorio nazionale. La loro è un'immagine che tutti ci portiamo dentro. Ora chiuse e mute, ma un tempo abitate e vive, sono l'espressione dell'architettura minore, vernacolare, il simbolo dello sviluppo economico dell'Italia. Le case cantoniere vestite di rosso pompeiano, con il loro aspetto sobrio e sorprendente, austero ma allegro, popolare e poetico, hanno toccato la sensibilità di Lucia, che ha voluto con questo suo progetto celebrarle, ricostruendo nella Genesi. Le case cantoniere, strumento per la manutenzione del patrimonio stradale, furono costruite sul modello dei caselli ferroviari e sono state antesignane dei moderni autogrill. Se le stanze non svolgono un ruolo di servizio importante per lo spostamento di persone merci e per lo sviluppo economico e culturale del paese, le architetture stradali contribuiscono alla costruzione dell'immaginario dello spostamento e rappresentano elementi identitari che affondano le radici nella storia, nella cultura, nelle organizzazioni sociali, nei modi e nelle forme di utilizzo del territorio. Sono spunti da cui partire per una valorizzazione culturale del paesaggio in un'ottica di scoperta della memoria, legata all'uomo che ha vissuto e ha dimenticato. Dismesse dall'ANAS, cosa sono diventate oggi le case cantoniere? Il progetto fotografico realizzato con l'aiuto di Silvia Pani è una prima mappa di circa 20 case cantoniere del territorio marchigiano, accompagnate da una serie di testimonianze raccolte sul campo di persone nate e vissute nelle case cantoniere, che con i loro ricordi restituiscono un racconto originale e inedito, affascinante e bello, emozionante, della nostra storia e delle nostre comunità. Se ci fosse la possibilità, chiederei a Lucia di leggere la testimonianza di Giuseppe Garagiulo a pagina 189. Questo lavoro ha dimostrato, oltre che leggere in capacità progettuale, predisposizione all'ascolto e sensibilità in grado di leggere e cogliere significati nascosti nel paesaggio e nell'animo umano. A lei tutta la mia approvazione e i miei auguri. Buongiorno. Allora, lo Pompeiano parla di tanto partendo da qualcosa di apparentemente povero, che tutti conosciamo, che abbiamo nel nostro immaginario, ma che molto spesso ci dimentichiamo. Rosso Pompeiano parla di case cantoniere. È raro sentirlo nominare perché, nonostante appartengano al nostro territorio, non fanno più parte della nostra epoca, del nostro periodo storico. Soprattutto negli ultimi anni hanno subito un graduale ma consistente abbandono, e dato dal fatto che è terminata la figura del mestiere del cantoniere. Le case cantoniere nascono sul finire del XIX secolo e hanno il loro periodo di maggiore visibilità durante il fascismo, con l'istituzione della ASS, l'Azienda Autonoma Stradale, che insomma le ravviva. Queste case erano sia i luoghi in cui venivano raccolti materiali e strumenti per la lavorazione delle strade, ed erano sia le abitazioni del cantoniere e della propria famiglia. Erano abitazioni che l'azienda spingeva a rendere più autonome e autosostenibili possibili, perché essendo le case cantoniere distribuite su tutta la lunghezza stradale, molto spesso si ritrovavano in luoghi isolati, quindi avevano bisogno di pollai, di conigliere. Queste per esempio sono fotografie che mi sono state date da un figlio, nipote di cantoniere, e sono foto che io ho trovato in un mercatino e nessuno le ha mai viste prima. Io sono probabilmente la seconda persona che le ha viste e sono stupende, che sono cantoniere che lavorano, sono inedite. E queste erano appunto le abitazioni con tutte le loro zone per reperire materiali. Queste case cantoniere diventavano molto spesso anche parte delle mie aziende agricole, e lo stesso cantoniere diventava quasi agricoltore certe volte. Per analizzare e iniziare la mia ricerca, ho dovuto però cercare di capire dove categorizzare questi edifici, quindi mi sono chiesta, ho fatto un'analisi su cosa significa bene culturale, cioè il bene culturale ad oggi non rappresenta più il bene culturale di una volta, che si basava su valori estetizzanti, ma sono beni culturali che valorizzano invece l'appartenenza territoriale, sono edifici che sono portatori di identità e testimoni di una civiltà, che si adeguano al paesaggio contemporaneo. Il paesaggio contemporaneo è costituito sia dai beni culturali che
conosciamo, quindi centri storici, palazzi, ma anche da beni secondari che rappresentano, diciamo, quegli stili di vita di quei, insomma, di, legati a quei mestieri o quelle, insomma, la realizzazione di una vita sociale, rurale e diciamo spirituali, quindi anche cappelle oppure infrastrutture industriali, bar locali e anche le case cantoniere. Diciamo che sono beni culturali che molto spesso sono isolati, quindi non sono valorizzati o vengono dimenticati, e la loro manutenzione è gestita solamente dalle persone che li vedono e accolgono quotidianamente. Per le case cantoniere invece è diverso, perché si trovano in luoghi più evidenti, si trovano sempre sul cielo della strada, nei loro cantoni di 4-5 km, e anche di più molto spesso. E insomma, sono edifici che sono rossi, si vedono e sono sempre sulla strada, le persone comunque ci passano, quindi sono più evidenti. Nonostante questo, non sono valorizzate dalle le province o dalle regioni, perché non sono caratterizzanti di particolari qualità architettoniche o artistiche. Diciamo che però hanno caratteri identitari, hanno un'immagine coordinata che le caratterizza, sono omogenee e sono edifici simbolo, nessuna città non ne porta il segno, ma la loro scarsa fruizione foraggia le province a una manutenzione, e quindi queste case cantoniere tendono a distruggersi e a deteriorarsi. Questi sono dei disegni che trovate in un libro del 1929, sono disegni che sono presenti nel libro, e le case cantoniere, perché hanno delle dimensioni, delle strutture standard che vengono riproposte per ogni regione. E quello che ho cercato di fare in questa ricerca è quello solo di iniziare un processo di valorizzazione tramite l'osservazione, la raccolta di materiale d'archivio e l'ascolto di testimonianze e di racconti, e per stimolare il recupero della perdita di queste conoscenze che si sono sedimentate da generazione in generazione. E il primo capitolo parte introducendo il contesto in cui le case cantoniere sono nate, quindi per far capire quanto fossero importanti e determinanti, quanto fosse importante e determinante la loro presenza sul territorio. Per approfondire poi il discorso delle case cantoniere, il loro simbolo e le loro caratteristiche architettoniche, questi sono altri disegni del libro. Questa è una rivista che ho trovato a Firenze ed è caratteristica, perché fa vedere, mostra le case cantoniere come simbolo di una propaganda fascista. E una cosa interessante che ho notato è che ad ogni prima pagina di questa rivista c'è comunque sempre qualche figura rappresentante del partito, quindi è una cosa interessante che insomma è uscita fuori. E poi parlo anche della figura del cantoniere, che era una figura gestita, che figura determinante, che si caratterizzava dai suoi, insomma, lavori quotidiani e regolamenti rigidi. Nonostante tutti questi materiali raccolti, niente è stato pianificatore quanto le interviste, perché queste case cantoniere comunque sono portatori di un peso, di una popolazione che le ha vissute, e quindi grazie agli intervistati, alle persone che hanno dato loro testimonianze, sono riuscita a costruire delle mappature, o comunque a orientarmi quando sono andata a fare questo viaggio itinerante nelle Marche, insieme alla fotografa che mi ha seguito, appunto Silvia Pagno, come il professore pubblico ha detto nell'introduzione. Silvia è stata bravissima, ringrazio tantissimo la sua partecipazione a questo viaggio, perché oltre a seguirmi durante tutto l'itinerario è stata in grado di tradurre quello che ci veniva raccontato in immagine. E alla fine è stato un lavoro che sia di concettualizzazione e di raccolta di questi monumenti rossi modesti, che sono voti di tutto ora, ma non
vuoti della loro insomma, del loro ricordo, della missione che avevano tempo. Queste sono foto di mi hanno dato le persone intervistate. Questi sono qualche interno del libro, ma state già sfogliando, quindi mi faccio passare. Io ho rivisto la mia SS73 di chilometro 54-215. Per me è stato un piacere vedere anche dal tuo libro, perché sai, sono quei posti che tu vivi costantemente, attaccati alla tua città, e ci sei passato milioni di volte davanti, hanno dei ricordi, non so, anche la nevicata, piuttosto che un punto di incontro con le moto, e vivendo poi la vita che sta per voi sono dei riferimenti, sono dei punti di ritorno, di incontro, quindi è per questo che non ti ridarò questo libro. Non so se mi vuoi dare l'altra cosa, va bene, ma una di queste. No, ti faccio i complimenti, hai fatto un'ottima, non solo ricognizione, ma hai dato importanza a qualcosa che fa parte del nostro quotidiano e che secondo me, ecco, vediamo o non guardiamo. In questo caso abbiamo creato un pochino più gli occhi guardando queste strutture che, anche se in decadimento, fanno sempre parte della nostra cultura visiva. La mia non è una domanda, è un complimento. È un dato di fatto che non ti rispettivo a questo. Non so se voglio leggere l'intervento. Sì, ti chiedo una cosa prima. Sì. E, tu vedi questo volume, no? Che noi sfogliamo oggi, come un progetto di tesi, un prototipo di libro, di uscita di pubblicazione o cosa? E in caso, se fosse un libro, immagini, in vendita sarebbe così o alcune cose sarebbero fatte in modo diverso? Dei testi, delle immagini, okay. Della struttura. Allora, se dovessi pensare, allora io in realtà per fare questo lavoro sono stata in quanto possibile in contatto con l'ANAS, l'azienda appunto che si dedica alle strade adesso, e insomma loro inizialmente erano entusiasti di questo lavoro e non so se vorranno prendere a cuore questo lavoro, però sì, ci sono delle cose che vorrei cambiare, soprattutto mi sono reso conto che avendo prodotto in un periodo in cui non era possibile viaggiare troppo, comunque ci sono stati degli intoppi, vorrei di più tirare fuori il discorso del viaggio, dell'itinerario e anche ho messo pochissime mappe, quindi magari evidenziare questa cosa che le strade cantoniere si scoprono viaggiando e facendo chilometri e chilometri di strade. E anche a livello fotografico ci siamo concentrati sul dettaglio, sulle facciate, ma vorrei anche concentrarmi su, sarebbe bello concentrarsi su proprio su tutti i paesaggi, gli itinerari, i paesaggi che cambiano, perché comunque le case cantoniere sono presenti sul territorio vicino al mare, in mezzo, cioè in montagna, quindi. E ogni casa poi in base al terreno, al territorio in cui si trova, ha una forma diversa, quindi sì, giocare più con il viaggio e con i percorsi è una cosa che vorrei approfondire. Quindi le fotografie le ha fatte la fotografa. Esatto. E chi ha fotografato invece il libro sul fondo bianco, sulle ultime fotografie? Io. Volevo porre l'accento sul modo in cui le fotografate, che trovo eccellente. È una piccola cosa, ma grazie. Non so se vogliamo leggere. Sì, prego. Sì, una curiosità che mi è risultato molto chiaro dall'esposizione. Le testimonianze che vengono raccolte, in che modo sono state raccolte, soprattutto chi è che è stato intervistato, in che modo tutto questo sta assistendo al lavoro, dice. Allora, è stato difficilissimo trovare persone disponibili, perché è una storia veramente di tanti anni fa, o comunque che raccontano cosa erano le vere case cantoniere
delle cantoniere sono state dagli anni 30 fino agli anni 70 principalmente, negli ultimi anni vivono sul Vegliano, quindi per trovare questi cantonieri è stato difficilissimo, ho fatto dei tanti mortali sui social ed è stato, cioè, veramente, ho trovato persone solo nei gruppi di appassionati spiegati di questi edifici e ho trovato poche persone disponibili e tramite quelle persone disponibili sono riuscita a farmi dare altri nomi, a crearmi diciamo, la mia piccola nicchia di persone da intervistare ed erano... Qualcuno è stato cantoniere, quindi ha fatto la mansione del lavoro, altri invece sono figli o nipoti di cantonieri che comunque hanno vissuto nel nucleo della casa cantoniera, vivevano la quotidianità, il lavoro, la difficoltà, sono stati loro, grazie a loro ho capito cosa sono le case cantoniere, perché dai materiali che esistono non si capisce il legame che lega le persone che ci hanno vissuto a questi edifici. Io non posso aggiungere una cosa rapidissima, se me lo permette la dottoressa Mantia, credo che lei potesse, per la nostra domanda, potesse chiederle in che modo siano stati utilizzati questi materiali, nel senso la testimonianza fine a se stessa e che è prodotta nel libro, o c'è una riflessione che va oltre. Sappiamo che l'intervista, soprattutto quando è di carattere qualitativo, ci permette di avere un percorso di percorso di ricerca di approfondimento. Uno. Perché? Perché abbiamo un punto di vista di chi ha vissuto sì. E lei come ricercatrice non ce l'ha. Quindi forse la cosa che la risposta non ti ha. Ok. Ok. Sì, le interviste, come dicevo, cioè come effettivamente non ho risposto, ma sono state indispensabili più che altro, più che nelle esposizioni iniziali, quindi qui nel percorso in cui spiego cosa sono state le cose da dire. Sono indispensabili per le fotografie, quindi per capire ad orientarci in questi edifici all'interno, capire queste persone, chiedevo appunto quali fossero i loro spazi preferiti, dove passavano più tempo, se avevano avuto delle esperienze particolari, se dove potevano stare, dove passavano le feste, quindi vi facevo raccontare e descrivere la loro casa cantoniera, quindi nel momento in cui io sì, arrivavamo nella casa, sapevamo già più o meno come orientarci, o cosa dare importanza, cosa fotografare, cosa evidenziare. Grazie. A voi. Ci sentiamo. Lucia Tinelli, in qualità di direttore di questo istituto, è compreso il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica editoriale e indirizzo comunicazione e design per l'editoria, con la votazione di 110 su 110.